Vabbè, giustamente vuole... Secondo me però c'è una minima... Aspettato tanto vuol dire che abbiamo fatto il giusto lavoro. Benvenuti quindi nel video di gara 2. Le cose sono andate per il meglio in gara 1, anche se sarebbero potute andare meglio, non per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda il risultato di Palumieri. Però adesso c'è gara 2 tutta da disputare, quindi non possiamo far altro che dare più del 100% e dobbiamo solo sperare che tutto vada come deve. Io ovviamente ce la metterò tutta perché il mio intento principale è vincere, è andare a prendermi quel primo posto. Il primo posto mi appartiene e lo farò mio. Uno ne deve rimanere. Ciao, buona fortuna. Ciao. Giro. Buon divertimento. Grazie. Allora andiamo con la Se non siete iscritti, cliccando qui in basso a destra vi iscriverete al canale e se non siete iscritti potete attivare la campanellina per ricevere le notifiche nel momento in cui caricherò un nuovo video. Vi ringrazio moltissimo. Adesso devo soltanto cercare di prendere i metri di sicurezza e andare via. Devo almeno provare a scappare o quantomeno rimanere in testa.
l'abbiamo preso, quindi dovrei soltanto gestire, anche se vedo che Credelli non molla lì dietro, devo andare avanti il più possibile. No, qualcosa non va, non riesco a guidare la macchina e forse abbiamo sbagliato le pressioni. Credelli sta risalendo un po' troppo. No, non mi piace questa cosa. Thank you.
cose dovessero rimanere così, io so che Palumieri è quarto. Però ho letto un under investigation, non so per che cosa, ma ho letto un under investigation. E a me potrebbe andare bene così, perché Critelli sta facendo molti 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 fuori pista, ovvero è stato spiegato nel briefing che non si poteva andare con tutte e quattro le ruote oltre la striscia bianca, e a quanto pare Critelli lo sta facendo molte volte, quindi se dovesse vincere lui io potrei andare a fare reclamo in direzione gara, e se magari Palumieri con la sua terza posizione venisse penalizzato, beh, in quel caso sì, potrebbe farmi più comodo così. Vedremo, vedremo. Cavolo, forse a me faceva più comodo se lui arrivasse. No, probabilmente si è giocato tutto. Porca puttana. Vabbè, vediamo che cosa succede. Adesso Palumieri è secondo. Magari con la penalità potrebbe finire terzo. Purtroppo no, campionato finito a pari merito, non ci siamo. Pari vittorie, e per quanto riguarda poi i podi ne ha di più Palumieri, quindi devo soltanto accontentarmi e puntare a fare di meglio il prossimo anno.
Vi posso dire che ci saranno tante novità per il 2020 e se mi seguite su Instagram già lo saprete. Se non mi seguite, qui sotto c'è linkato il mio profilo, quindi potete andare a seguirmi semplicemente cliccando sul link qui nella descrizione. Ad ogni modo, questo campionato è stato divertentissimo, ne abbiamo viste di tutti i colori. Sono riuscito ad andare forte quando la macchina me lo permetteva e sono riuscito a difendermi quando la macchina mi ha messo in crisi. Ho dimostrato tantissimo perché credo di aver dimostrato tanto lungo questo anno e sono felice che sia andata così. Bene o male, ho fatto parlare di me perché credo di aver dato spettacolo. Se avete visto le gare in diretta della Formula X Italian Series, vi sarete resi conto che ho dato tanto spettacolo. Come mi sono divertito io? Si è divertito il mio team, si è divertita la mia famiglia, mio padre, mia sorella, mia madre, tutti si sono divertiti e l'importante è quello. Non siamo piloti professionisti e tra parentesi, spero di diventarlo un giorno e ce la sto mettendo tutta. Però finché siamo a questo livello, l'importante è divertirci. Chissà cosa bolle in pentola per il prossimo anno e qualcosa lo vedrete a breve qui su questo canale. Ci tengo oltretutto a ringraziarvi 2000 volte a tutti. 2000 volte grazie a tutti quanti. Siete 2000 iscritti finalmente e è magnifico, ragazzi, è magnifico. Io farò uno speciale su questi 2000 iscritti proprio in tema di quello che sarà probabilmente il mio campionato 2020. Quindi spero che ci rivediamo qui su questo canale tra qualche giorno e che dire, buon proseguimento e grazie per aver visto il video.